frode al fisco per ben 50 milioni di euro. L'ha messa in atto un 44enne titolare di una holding con sede a Dusmate Velate. Per anni non ha versato nulla al fisco, INPS e INAIL. La Guardia di Finanza gli ha sequestrato beni per 50 milioni. Presentano la merce del valore di 500.000 di euro ai funzionari della dogana a Brogeda, ma alla frontiera tra Svizzera e Italia vengono bloccati e denunciati. La merce era destinata ad Hong Kong via Ginevra. Un treno merci deraglia la stazione di Cremona ed il traffico ferroviario diretto a Mantova va in tilt. È accaduto questa mattina alle 6.30. Introdotti autobus sostitutivi. Nuova protesta contro la pedemontana. Questa volta a muoversi è Legambiente, preoccupata dell'eccessivo consumo di suolo in Lombardia. La marcia di protesta è in programma domenica ad Esio, concentramento in piazza Carendon, quartiere San Giorgio. È stato ritrovato questa mattina in una roggia di Covo il corpo privo di vita della pensionata precipitata nella roggia stessa mercoledì mattina a Cividate. In bicicletta era caduta nell'acqua ed era scomparsa. Infortunio sul lavoro questa mattina in un'azienda in via Rovigo a Brescia. Un 23enne è rimasto gravemente ferito ad una mano dallo scoppio di una bombola. È al civile di Brescia. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere il sindaco di Montichiari, Elena Zanola, è accusata di tentata estorsione. Oggi davanti alla GIP si è dichiarata innocente. Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, l'hanno presentata ai partiti di opposizione alla coalizione di centrosinistra. L'accusa: non si è adoperata a sufficienza per salvare il tribunale e la procura di Crema. Aveva con sé ben 13 carte di credito clonate, il truffatore bloccato dai carabinieri al centro commerciale di Carugate. Aveva tentato di acquistare merce in un negozio del centro. Picchiata davanti alla scuola perché non accetta di riprendere la relazione con lui. Un 20enne straniero è finito in manette a Busto Arsizio, vittima una 16enne residente in città. Convince un pensionato di 90 anni a spostare tutti i soldi che ha in casa e glieli ruba. È accaduto in una villa a Sedriano. L'uomo con accento slavo si è impossessato di ben 42.000 euro. È in programma domani in Piazza Duomo Crema l'ormai tradizionale appuntamento con la festa del volontariato. 55 saranno le associazioni presenti in piazza per una manifestazione promossa da CISVOL in collaborazione con il Forum del Terzo Settore. Si inizia alle 10. Tre spacciatori sono finiti in manette ieri sera alla cartiera di Mediglia. I carabinieri li hanno trovati in possesso di 30 grammi di cocaina. Si tratta di un cremasco e di due bergamaschi. Incidente mortale sulla Rivoltana a Truccazzano. Il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo a causa dello scoppio di una gomma e si è scontrato con due auto sulla carreggiata opposta. Un 50enne di Sergnano è morto, grave un 37enne di Lurano. Si impossessano delle monete contenute nelle slot machine, ma vengono inseguiti e costretti a lasciare parte del bottino. È accaduto ieri sera al centro commerciale di Montanaso Lombardo, in azione tre malviventi. Rallenta ancora l'export lodigiano. Secondo i dati raccolti dalla Camera di Commercio, il secondo trimestre dell'anno ha fatto registrare un calo del 21% sullo stesso periodo dello scorso anno. Anche nel primo trimestre si era registrato un segno negativo.
Le esportazioni superano di poco il miliardo di euro. È in rianimazione al San Matteo di Pavia un 55enne caduto da una scala a Pioli in un cascinale in via Nenni a Vellezzo Bellini. Ha riportato un pericoloso trauma cranico. È un trentenne di Vicenza pregiudicato ad aver truffato un 25enne della Val Trebbia per 200 euro. Fans di Ligabue aveva acquistato online 3 biglietti per il concerto del Liga senza mai riceverli. Furto nella notte in una concessionaria di Porto Mantovano. Ignoti hanno sfondato un cancello e se ne sono andati con 2 fuoristrada. Ad assistere alla scena la figlia del custode.